partire da quest'estate, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha sede nel Principato di Monaco, costituirà un centro di coordinamento internazionale sull'acidificazione degli oceani. Questo è uno dei primi risultati del summit ecologico di Rio più 20. Questo centro internazionale per la coordinazione degli studi sull'acidificazione degli oceani dovrà occuparsi di raccogliere tutti i risultati che sono avuti finora su questo fenomeno, di fare delle attività di supporto per trasferire conoscenza agli stati in via di sviluppo come poter prevedere l'acidificazione degli oceani, che ha un impatto molto grande su economico, sul turismo per esempio, o sull'acquacoltura o sulla pesca. Ci saranno degli esperimenti che verranno continuati a fare qua nel nostro laboratorio in comune con altri laboratori internazionali. Facciamo un breve ripasso per tutti noi che abbiamo cominciato a sentire da qualche tempo la parola acidificazione degli oceani. Che cosa la causa e che cosa comporta esattamente? La causa è l'emissione di anidride carbonica che noi abbiamo nell'atmosfera, dovuta a tutte le nostre attività industriali. L'oceano ci ha salvato per tutti questi anni da un riscaldamento ancora più importante di quello che abbiamo avuto, perché l'oceano agisce come un filtro, qualcosa che assorbe l'anidride carbonica. Quindi l'anidride carbonica è stata assorbita dai nostri oceani, però poi si ha un processo di formazione dell'acido carbonico, come quello che noi abbiamo nel nostro stomaco quando prendiamo qualcosa per digerire praticamente, e questo comporta una diminuzione dell'acidità dell'acqua di mare. Normalmente l'acqua di mare ha un livello neutro, come l'acqua con cui ce l'abbiamo, a livello circa 8, 8, 8,1. Questo livello di acidità aumenta e quello che succede è non si ha più la formazione di carbonato di calcio. Il carbonato di calcio costituisce le nostre conchiglie, quindi abbiamo un esempio estremo è quello che possiamo dire in 10 anni non avremo più le ostriche con la conchiglia o qualcosa di questo tipo. Abbiamo il problema delle barriere coralline e dei coralli, che non solo servono per fare dei gioielli o delle cose di decorazione, ma sono la prima fase della catena alimentare di tutto il prodotto ittico. Quindi abbiamo una distruzione di tutta la biodiversità marina dovuta a questo fenomeno.